47.000 spettatori, 1,5 miliardi di incasso, 13 paesi collegati e ultima classica del campionato fra Juventus e Milan nella storia dello stadio comunale. Tutto questo in piena epoca di sperimentazione televisiva della RAI in vista d'Italia 90. Sei uscito, eri commosso, hai sentito molto questa folla che ti acclamava. Eh sì, gli elogi mi mettono un po' in difficoltà. Anche un duro, un friulano come te ha sentito questa cosa. Ma gli elogi fanno breccia sempre. Senti, ma 3-0 di oggi però non te l'aspettavi meno tu, penso. Ma guarda, io sono fiducioso sempre, poi dico che mi aspettassi 3-0, forse no, però noi ci giochiamo sempre la partita, ecco, che poi oggi è andata particolarmente bene perché la squadra ha saputo sfruttare al pieno le proprie doti. Ecco, Padre Chisano, la domanda che le feci a Genova, poi lo sciopero ci ha oscurato. Questo Zoff è più martire o più eroe nella Juventus? Come le avevo risposto allora, quindi devo rispondere nello stesso modo, in modo che sentano quello che non hanno sentito allora. Non è né martire né eroe, è l'allenatore della Juventus che ha dimostrato con la squadra sul campo le sue capacità tecniche e di allenatore. Tutto questo non ha nulla a che vedere con decisioni già prese, che come ho già detto non è così. Noi siamo attualmente, non possiamo che essere grati a Dino Zoff per la squadra che sta mettendo sul campo. Un Milan carico di tossine, povero di fantasia e tatticamente votato al Karakiri, contro una Juventus in grado di catapultarsi a velocità da capogiro in qualsiasi varco agibile. Anche se l'avvio della partita sembra proporre una formazione rossonera rigenerata, con il tiro cross di Donadoni che vedete, è sostanzialmente questa la chiave dell'incontro. E l'azione Zavaro-Falenikov-Schillaci del primo gol conferma la rapidità di esecuzione già espressa dai bianconeri in Coppa Italia. Passando elasticamente dal 5-4-1 difensivo al 4-4-2 offensivo, la Juventus esalta l'agilità di Barros, che traduce nel raddoppio una conclusione di Galia. Il Milan gioca in netta prevalenza nella metà campo degli avversari, ma Rijkaard è squalificato, Donadoni è al rientro e Van Basten è arginato da Bruno e Tacconi. Stroppa sostituisce Colombo, ma la squadra di Sacchi continua a rischiare come sempre, senza la condizione psicofisica di sempre, e i risultati davanti a Galli si vedono. E il fatto che non venga confermato Zoff può aver creato così degli equivoci, vuol chiarirli? Non c'è nessuno che ha detto che non viene confermato, no? Non è mai stato detto, non è mai stato detto nulla. Bisogna sentire da Chiusano cosa ci dirà alla fine, no? E l'avvocato cosa dice? A me non mi farete mai parlare male di Zoff, questo è sicuro. Sta andando troppo bene, mi pare. Non per questo, ma come persona, perché gli voglio bene. È eccezionale quello. Alessio, sta largo subito. Nella ripresa, Zoff sostituisce Alessio infortunato con brio e un'impeccabile Juventus alla possibilità di controllare un avversario, sicuramente non aiutato dovendo attaccare dai 25 gradi di una giornata estiva. Il gol di Barros, sempre sull'asse sovietico Alenikov-Zavarov, mette definitivamente KO il Milan e scatena l'ira di Sacchi, non del tutto soddisfatto in questo frangente dall'operato del guardalinea. La Juventus sconfigge a Torino i rossoneri dopo la bellezza di 4 stagioni, mentre un Milan, che da 17 giornate non perdeva in campionato, merita per il momento più giustificazioni che processi, visto che non più tardi di 20 giorni fa l'Italia del pallone ne applaudiva all'unisono freschezza di passo e qualità di gioco. Assurdo pensare di avere perso tutto quanto, siamo ancora avanti un punto nel campionato, è chiaro che questa è una sconfitta che non fa bene a nessuno, però così ci dà un bello schiaffo e ci fa pensare per il futuro, soprattutto per domenica prossima. Esce Sacchi dagli spogliatoi, naturalmente oltre l'amarezza c'è anche la consapevolezza che questo Milan non sembra più quello di qualche tempo fa. I mali sono stati individuati, Sacchi, o no ancora? Ma io credo che innanzitutto sia stato un grande merito della Juventus, la quale ha giocato veramente un'ottima partita. I miei giocatori, devo dire che hanno fatto una partita generosa, molto probabilmente tatticamente abbiamo sbagliato quando abbiamo subito il primo gol a riversarci così in massa nella metà campo avversaria, favorendo il contropiede che è un po' la specialità di questa squadra. Ecco, l'unico fatto positivo della giornata per il Milan è che il Napoli ha pareggiato, stava vincendo, un punto può bastare? Ma noi non dobbiamo guardare le altre, noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo cercare di reagire
come devono reagire le squadre di classe, come devono reagire le persone che vogliono.